porta su. I miei bambini. Pappagallo Lallo? Sì. Buonasera Pappagallo Lallo. Tu quale vuoi? Io vorrei comprare un libro per me perché sono a casa confinato con tutta questa storia dei virus e ho tanto tempo e voglio leggere un bel libro. Ah, voilà! 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 Voilà? Che cosa significa voilà? Perché parla così Pappagallo? Posso parlare anch'io così? Oh! Va bene. Senta signora, io aspetto, signor Pappagallo Lallo, aspetto qui. Vada a prendere un libro per me. Un bel libro. Vada, vada. Uno bello, eh? Ecco uno bello. Oh, vediamo, vediamo. Ecco, sì, questo è un... Che cos'è? Ci sono le Barbie, i disegnini, tante storielle interessanti. Ah! Costa tanto questo libro, signora? Sì. E lei, Pappagallo Lallo, me lo consiglia questo libro? Sì. Beh, mi fa lo scontrino, per favore? Ho capito che c'è la crisi, ma lo scontrino... Ecco. Te l'ho fatto lo scontrino? E dov'è? No, lo devi prendere lì. Dov'è? Ecco, ma quanto costa questo libro? Prima mi dica il prezzo. Quanto costa? 7 euro. Anche questo 7 euro. Ah, aspetti un attimo che prendo i soldi, eh. Aspetta. Prima lo scontrino e poi pago. Bah, che strano questo negozio. Allora. Ecco qui, signora. Grazie. Vi dia pure a Pappagallo Lallo. Ciao. E lo scontrino? Ah. Senta, ma lei? È tua mamma questa signora, Pappagallo Lallo? Sì. Ah. Signora, senta, ma lei perché è tutta vestita di verde? Perché sono un inghi. Ah, un inghi? Ah, ok, ho capito tutto. Va bene. Ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci, prendi il libro. Grazie. E anche lo scontino. Puzza un pochino, vabbè, grazie.